Allora, grazie Presidente. Non c'è nessun vuoto da colmare della maggioranza perché vorrei ricordare a chi è intervenuto prima di me e che fa parte della Commissione urbanistica che il tema è stato approfondito in commissione. Quanto ci ha ricordato l'assessore, che ringrazio, era già emerso durante la trattazione della commissione. Però, siccome sono in dichiarazione di voto e devo essere rapida, ovviamente non mi soffermerò su tutti i punti che sono già stati messi in evidenza. Voglio solo dire una cosa, che sicuramente questa maggioranza è sensibile e vicina ai temi che vengono sollevati all'interno di questa delibera. Come però ha detto la stessa proponente, l'intenzione della delibera, almeno nelle parole di chi la propone, è quella di fornire all'amministrazione uno strumento con cui appunto l'amministrazione può intervenire in questi casi. Purtroppo però, come abbiamo visto, non è questo lo strumento adatto, perché come è scritto anche all'interno dei pareri rilasciati dal Dipartimento Urbanistica e per tutto quello che abbiamo visto ed esaminato anche in commissione, qualora noi approvassimo questa delibera, la delibera comunque non sarebbe cogente, quindi sarebbe un puro atto simbolico che però non avrebbe, diciamo, non scaturirebbe nessun tipo di attività e di azione da parte dell'amministrazione. Quindi noi qui dobbiamo ribadire quanto già detto in commissione, cioè che pur essendo vicini a questi temi, ed infatti, come diceva l'assessore, li stiamo seguendo e li porteremo avanti all'interno del nuovo regolamento edilizio su cui gli uffici, noi, la commissione e l'assessorato stiamo lavorando, e faremo in modo di inserire questi temi all'interno del nuovo regolamento edilizio, cosa che non si può fare nelle more dell'adozione di un nuovo regolamento, perché tra parentesi dico che la Regione Lazio è una legge regionale diversa da quella della Lombardia, e infatti questo è un testo che riprende pari pari il regolamento edilizio di Milano, approvato prima della conferenza unificata, Regione Lombardia che non ha il doppio passaggio con la provincia e con la città metropolitana che invece è previsto dalla Regione Lazio, per tutta una serie, quindi per questi motivi tecnici, proprio perché la delibera non avrebbe cogenza, non avrebbe nessun tipo di effetto reale sui cittadini, quindi rispediamo anche al mittente l'accusa di non voler essere vicini ai cittadini, proprio perché noi vogliamo invece dotarci di strumenti che siano utili e fattivi, che portino a dei risultati, non potremo approvare questa delibera. Rinnoviamo l'invito fatto anche in commissione alla proponente, magari di sottoporla all'Aula sotto forma di atto di indirizzo. Grazie.